i Chaos Conspiracy. Conspiracy per B Magazine. Rientrati in un genere che si definisce indie. Oggi c'è un po' di confusione sull'indie, non si è capito bene se è una filosofia, un genere, un trend. Voi in quale misura e in che maniera vi definite indie? Chi risponde? Sono il discorso del genere è abbastanza complesso da affrontare. Probabilmente rientriamo nella categoria dell'indie per quanto riguarda un discorso di attitudine, perché probabilmente abbiamo cercato negli ultimi anni, soprattutto con gli ultimi dischi, di prendere la bandiera dell'indie e incendiarla, stracciarla. Suonare con il volto coperto è visivamente d'impatto. Per voi è una scelta artistica e quanto vi sentite figli a suonare con le maschere? Oddio, una scelta artistica sì, sentirsi figli relativamente, nel senso che comunque si lega anche al concetto di indie che diceva Mors prima, nel senso che per indie comunque intendiamo tutto un tipo di musica indipendente che non ha niente a che vedere con la moda, con le etichette, con tutto quello che viene dietro. Si parla di American Indie, ok, siamo d'accordo con l'American Indie, con i Fugazi, con i Primus, con Sonic Youth e tutto quel movimento lì. Se si parla di indie come maglioncini a righe e cose di questo tipo, insomma, ci sleghiamo abbastanza da un discorso, come moda, ecco. Ci sleghiamo da questo discorso. Il fatto di coprire i volti è più che darci un'identità, è legato più al fatto di non darcela un'identità all'interno di questo anche panorama. Anche perché Chaos Conspiracy non è una band, non è un semplice gruppo musicale, Chaos Conspiracy è un'idea, è un tipo di attitudine, quindi la maschera rappresenta in realtà ciò che potrebbe, tra virgolette, rappresentare il passamontagna per le ZLN, ossia il cercare di identificarsi non individualmente ma a livello collettivo. Quindi l'attenzione non è tanto sui singoli individui che suonano, ma sul messaggio da un punto di vista strettamente musicale che viene veicolato poi da tutta una serie di cose, che può essere la maschera quando suoniamo dal vivo, un certo tipo di artwork, un certo tipo di immagine, tra virgolette, che cerchiamo di veicolare. What the fuck is Elvis? È un titolo abbastanza pungente, volendo far trasparire anche un po' di rabbia. Che cosa vi ha guidato nel costruire quest'album, quindi come risultato finale dell'album? Abbiamo un filosofo. Fondamentalmente il discorso di Good Fuck Service è un voler rinnegare il concetto di musica come intrattenimento. Fondamentalmente ciò che Elvis non è stato, ma ciò che è diventato. Intrattenimento, cioè o ciò che l'hanno fatto diventare fondamentalmente, sì, cioè un discorso della musica come palliativo, cioè tu vai a un antistress, esatto, un antistress, tu stai lì e in qualche modo vivi la tua vita, sì, anche perché poi torni a casa e ascolti Elvis in qualche modo. È rassicurante, no? Sì, anche perché tutto questo per noi è superato, cioè sì, la musica in realtà comunica qualcosa di forte. Si cerca di fare una sorta di finto parallelismo su quello che è la fruizione musicale nel 2013, nel senso che penso che sono almeno 3-4 anni che viviamo in una sorta di epoca dove manca tutto, ma ciò che in realtà non manca è la musica.
la senti al supermercato, la senti come suoneria del cellulare, la senti alla fermata della metro, la senti alla stazione quando devi prendere un treno. Cioè è un, esattamente proprio il discorso dell'intrattenimento declinato in una sorta di è molto rassicurante avere comunque una colonna sonora. E a me questa colonna ci sta non profondamente sul cazzo, perché potremmo risultare arroganti, però non penso che svilisca il senso stesso proprio della il senso stesso della musica, perché è come se ci trovassimo alla fermata dell'autobus con qualcuno che decantasse delle poesie, oppure ci trovassimo alla stazione, c'è qualcuno che dipinge. Cioè, penso che sia assolutamente svilente da un punto di vista proprio comunicativo, considerando che comunque rientra in una forma artistica, forse una parola un po' troppo grossa, però credo che sia che vada a impoverire quello che potrebbe essere poi il messaggio di fondo che cerchi di far veicolare attraverso una forma espressiva barra artistica, che forse è una parola grossa, però comunque sempre di espressione e di comunicazione stiamo parlando. Questo, secondo me, artistico è il giusto, vogliamo chiamare aggettivo appellativo che si può dare alla musica in quanto forma di espressione, non come antidepressivo. Vi faccio un'ultima domanda, poi la chiudiamo qua. È Who the fuck is Kenz Conspiracy? È un progetto, non è un gruppo, non è niente, è un qualcosa che è nato dalle ceneri di un qualcosa che già esisteva prima, con un cantante e tutto il resto, con una label inglese che ci supportava, e che ha preso vita quasi senza che ce lo dicessimo l'uno con l'altro, sia a livello musicale sia a livello intenzionale, nel senso che abbiamo, almeno penso a livello personale, parlo, ho la fortuna di avere a che fare con persone che so già in che direzione vogliono andare, so già che direzione vogliono prendere, o quantomeno se non sanno che direzione prendere è semplicemente perché per primo non lo so io. Quindi ci si interfaccia dal punto di vista tecnico, diciamo esecutivo, si è raggiunti un'intesa che credo veramente, se si continuano le parole che ci diciamo in sala prove, veramente si arriva al ridicolo. Dal punto di vista appunto invece di ciò che si vuole comunicare, non c'è mai stato alcun tipo di problema, abbiamo sempre avuto le idee chiare pur avendo le nostre eterne insicurezze. Con questo è il discorso. Ragazzi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie, è finita. Sono caduto dalle scale. Con la prova? Al 100 spedizio. Con le mani occupate. Sì. Mi sono scivolato, stile buccia di banana. E non avevo modo di reggermi. Ho lasciato un rene su una scala, e l'altro su quella successiva, e un Gesù Cristo sul terzo gradino. Spasso. Sì. Spasso.